Buonasera. Allora, visto che la vostra rassegna ha come scenario di riferimento il sogno, no? E i sogni di solito si dicono sono belli perché anche nel linguaggio popolare si dice sarebbe un bel sogno. Però ci sono anche i sogni brutti. Di solito si chiamano incubi. Io questa sera non vorrei rattristarvi, ma vi devo parlare di un incubo che si chiama, o abbiamo titolato, Tramonto dell'Occidente. Che cos'è l'Occidente? L'Occidente è una regione geografica che comprende l'Europa e il Nord America. Ha una cultura abbastanza uniforme, ha la caratteristica di disporre, grazie ai greci, di un pensiero astratto, attraverso cui ho potuto fare scienza e poi tecnica. Chiamiamo astratto quel pensiero che prescinde dal mondo sensibile, che procede per costrutti della mente. Platone diceva idee, numeri e non sensazioni corporee, perché i corpi cambiano, mutano, si ammalano, sono in preda alle passioni. E quindi non sono fonte di verità. Dovessimo stabilire che temperatura fa in questo ambiente e dovessimo fare riferimento ai nostri corpi, avremmo tante temperature quanti sono i nostri corpi, non potremmo pervenire ad un sapere universale e valido per tutti. E allora Platone, che ha fondato l'Occidente, perché noi parliamo e pensiamo come Platone ci ha insegnato a parlare e a pensare, avendo inventato la ragione dell'Occidente, per sapere che temperatura c'è, dovremmo ricorrere a uno strumento che ci dà una misura, un numero. Bene, Platone dice, dobbiamo pensare attraverso numeri, idee, costrutti della mente, misure, quantità e non sensazioni corporee. I corpi vengono progressivamente svalutati, ritenuti prigioni della mente, che lui chiama anima, e da questa cultura astratta è nato l'Occidente. L'Occidente dice l'albero, e con questa parola nomina tutti gli alberi della terra. L'orientale invece dice questo albero della luce e delle tenebre, questo albero della vita e della morte, cioè ha ancora un pensiero concreto, mentre noi occidentali siamo capaci, eravamo capaci, adesso il degrado culturale non so se ci rende ancora capaci, di pensare in modo astratto. L'Occidente ha due fonti, che sono la grecità e la tradizione giudaico-cristiana. Sono due culture radicalmente diverse, addirittura incompatibili. E tutti coloro che pensano che i greci siano dei proto-cristiani, che Platone, siccome ha parlato dell'anima di Dio, sia un proto-cristiano, o non hanno capito niente della grecità o non hanno capito niente del cristianesimo. La cultura greca è una cultura della visione. Il verbo greco fondamentale è il verbo orao, da cui la parola italiana panorama, opsomai, da cui ottico, sto facendo la coniugazione del verbo, è eidon idein, da cui idea. Il greco guarda, cerca, non dispone di una verità, va alla ricerca della verità. Questo atteggiamento ha fatto sì che il mondo greco abbia messo le basi di tutte le discipline che conosciamo noi occidentali. Ha inventato la matematica, la fisica, la filosofia, l'architettura, l'idraulica, tutto, perché andava alla ricerca della verità. La tradizione ebraica invece non ha bisogno di andare a cercare la verità, perché la verità viene enunciata dalla parola di Dio, quindi non è una cultura della visione, della ricerca, ma è una cultura dell'ascolto. Il mondo, la tradizione giudaico-cristiana ritiene di conoscere la verità e di conoscere anche la propria condotta seguendo i dettami veritativi che vengono dalle leggi di Dio. Di queste due culture ha vinto il cristianesimo.
cristianesimo che io considero null'altro che un'eresia ebraica, una variante dell'ebraismo. Ha vinto il cristianesimo perché... Ma Nietzsche dà questa lettura, il cristianesimo ha vinto perché ha detto agli uomini voi non morirete mai. Questo, dice Nietzsche, è stato il colpo di genio del cristianesimo. Quando Paolo di Tarso va all'Areopago di Atene e annuncia che risorgeremo, gli ateniesi lo guardano, sorridono. E come si legge nel capitolo 14 degli Atti degli Apostoli, gli dicono esplicitamente, beh, questa storia ce la viene a raccontare un'altra volta. Perché? Perché per il greco l'uomo è al pari degli animali, al pari delle piante, un vivente che nasce, cresce, si riproduce, muore. I greci, pur avendo due parole per dire uomo, la parola anthropos e la parola aner, non le utilizzano mai. All'epoca di Platone usano la parola brotos, che significa colui che è destinato a morire, e all'epoca di Platone la parola xenetos, xanatos, il mortale. E questa variante, quella che Nietzsche appunto chiama il colpo di genio del cristianesimo, ha fatto sì che il cristianesimo abbia vinto su quella dimensione tragica della cultura greca, dove la tragedia consiste in questo, che l'uomo per vivere ha bisogno di produrre un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Questa è la dimensione tragica del greco. Per effetto di questa visione, il greco ha il senso della misura, il senso del limite, non oltrepassare il tuo limite, consideri il dolore come una componente della vita e quando sopraggiunge il dolore lo devi reggere senza metterlo in mostra. Substine, abstine, reggerlo e astieniti dal fare scene da morituro. Basterebbe confrontare il modo con cui muore Socrate, il modo con cui muore Gesù. E già lì si vede la differenza. Quando Socrate è in prigione, Fedone lo raggiunge e gli dice: guarda, io ho parlato con i 30 tiranni, possiamo liberarci, qui fuori c'è una barchetta, andiamocene. Socrate lo guarda e gli dice: ma come? Io vi ho insegnato a obbedire le leggi qualunque esse siano. Le cose che avevo da dirvi le ho dette, il mio ciclo si conclude, datemi la cicuta. E non se ne parla più. Questo è il greco. Nietzsche dice che a partire da questa tragedia questa cultura non avrebbe potuto sopravvivere perché troppo radicale era la sofferenza. E considera il popolo greco il popolo più grande mai apparso sulla terra perché è stato il popolo che ha avuto il coraggio di guardare in faccia al dolore. La cultura cristiana invece è tutta un'altra cultura giudaico-cristiana, perché trasforma la figura del tempo, non più il tempo della natura, il tempo ciclico, come era quello dei greci, simile a quello degli agricoltori, inverno, primavera, estate, autunno, e poi il ciclo ricomincia, così è la vita degli mortali, nasci, cresci, generi, muori, secondo natura. Per la tradizione giudaico-cristiana invece no, il tempo viene iscritto in un disegno di salvezza, e quando il tempo è iscritto in un disegno diventa storia. La storia nasce quando il tempo è iscritto in un disegno, quando non è pura ripetizione di un ciclo. In questo disegno il passato è visto come male, peccato originale, il presente è visto come redenzione
il futuro è visto come salvezza. Il futuro è guardato in termini enormemente positivi, è il luogo della massima positività, lì c'è la salvezza. A corteggiare la salvezza c'è la figura della speranza. Siamo usciti dalla dimensione tragica della grecità. Questa cultura, con l'ottimismo rivolto al futuro, ha fondato l'Occidente. La scienza, al di là dei conflitti tra scienza e religione, che dal mio punto di vista sono dei conflitti di superficie, increspature d'acqua, niente di significativo, perché la scienza è profondamente cristiana. Anche la scienza pensa che il passato sia negativo, ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Traduzione laica della configurazione temporale del cristianesimo. Anche Marx è un grande cristiano. Pensa che il passato sia ingiustizia, il presente rivoluzione e il futuro giustizia sulla terra. Il futuro è sempre positivo, quindi cristiano. Anche Freud, nonostante abbia scritto un libro contro la religione che porta il titolo L'avvenire di un'illusione, è profondamente cristiano, perché tutto il male è nel passato, nell'infanzia, il presente è analisi e il futuro è guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Quando Ratzinger chiedeva, Papa Ratzinger chiedeva all'Europa di riconoscere le radici cristiane dell'Europa, io riconosco tranquillamente, anche se non sono cristiano, riconosco che l'intero Occidente non è solo cristiano nelle sue radici, ma anche nel tronco, nei rami, nelle foglie, nei frutti, tutto è cristiano in Occidente, perché è animato da questo ottimismo nel futuro. E allora un teologo conservatore, un po' di destra, ma molto intelligente, come era per esempio Budget Bozzo, dice: sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? O che è lo stesso? Sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente? Le due cose sono fondamentalmente connesse. Se non che Nietzsche, 150 anni fa, ci dice una cosa catastrofica, ci dice: Dio è morto. E non fa annunciare questo evento dall'ateo, perché l'ateo, al pari del credente, si muove sullo stesso terreno discutendo se Dio c'è o Dio non c'è. Lo fa annunciare dal folle, perché il folle non ha più orizzonti, non ha più scenari, il folle non ha più riferimenti, non ha più parametri, non ha più geografia, non ha più paesaggio. E il folle giunge con una fiaccola in mezzo al mercato, si noti bene il mercato, i mercanti, e dice: Dio è morto. E noi l'abbiamo ucciso. E chi ha fatto questo grande delitto? Noi siamo i più colpevoli, le forme più colpevoli di umanità mai apparsa sulla terra. I mercanti ridono di lui, ma vallo a cercare, forse lo trovi, forse l'hai perduto. E lui risponde: no, Dio è morto. E noi abbiamo perso l'alto e il basso, andiamo precipitando verso un infinito nulla. Che cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe e i sepolcri di Dio? Che significa Dio è morto? Certamente non sta a significare, non stiamo qui a discutere se Dio esiste o Dio non esiste. Se uno muore vuol dire che c'era un tempo in cui era vivo. Se prendiamo il Medioevo, per esempio, dove l'arte è arte sacra, dove la letteratura parla di purgatorio, inferno, paradiso, dove persino la donna è donna angelo, Dio esiste. Perché se io tolgo la parola Dio dal Medioevo non capisco più niente di quell'epoca.
Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, capisco ancora il mondo contemporaneo? Risposta, sì. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro e se togliessi, per esempio, la parola tecnica, che sono diventate le due grandi configurazioni dell'Occidente. Configurazione dell'economia, denaro come generatore simbolico di tutti i valori. Per cui io non so più che cosa è vero, che cosa è giusto, che cosa è buono, che cosa è santo, che cosa è bello, ma so solo che cosa è utile, così si è organizzata ormai la nostra mente, no? Il denaro, che a proposito del quale Aristotele diceva che non può produrre ricchezza il denaro, perché non è un bene, ma è il simbolo di un bene, e coi simboli non si fa ricchezza. E infatti il denaro in greco si dice nomisma, da nomos, nomos vuol dire legge. Il denaro vale perché c'è una legge che stabilisce che valga, ma non è in sé un bene. È il rappresentante dei beni. Ma questo lo dice anche il cristianesimo, perché se leggete il capitolo 14 di Luca, trovate scritto: mutuum date nil indesperantes, prestate il denaro senza attendervi la restituzione. Diteglielo alle banche, che a loro volta poi hanno quasi tutte nome di santi, no? Anche perché è stato concesso di lavorare con il denaro, cioè di inventare la finanza, di prestare il denaro con interessi, è stato concesso da Innocenzo III agli ebrei. Sulla base di questo principio, che siccome gli ebrei, in quanto deicidi, devono già andare all'inferno, possono fare tutti i peccati che vogliono. Dopodiché ci hanno preso gusto anche i cristiani e hanno fatto le banche. Ecco, ma cos'è questo denaro? Questo denaro è diventato la forma del nostro vivere, il luogo del massimamente interessante, come dicevo prima, il generatore di tutti i valori. E l'Occidente è incardinato su questa configurazione, in quella forma economica che siamo soliti chiamare capitalismo, che una volta si contrapponeva al comunismo sovietico, mentre adesso è diventata la forma del mondo. Capitalismo, è diventato la forma del mondo, ma, è ciò di cui noi occidentali abbiamo goduto, ma che non può essere esportato. Perché, come dice il PNUD, il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Economico, noi occidentali, per mantenere il nostro livello di benessere, noi che siamo solo il 17% dell'umanità, abbiamo bisogno dell'80% delle risorse della Terra. E allora i casi sono due. O questo benessere ce lo teniamo solo per noi e lo difendiamo con la tecnica, che è anche tecnica delle armi, oppure è sufficiente che tutto il resto del mondo, che finora è vissuto a livelli di sussistenza, quando erano livelli di sussistenza e ancora non sono molti popoli a livello di sussistenza. Pensate ancora che 2 miliardi dell'umanità non dispone ancora dell'acqua, come disponiamo noi, non dico degli iPhone, ma dell'acqua. E allora che cosa succede a questo punto? Succede che man mano che gli altri popoli emergono, noi dovremo inevitabilmente decrescere. Il capitalismo non è esportabile, può sussistere solo in una regione delimitata che sappia difendere la sua ricchezza, perché uno è ricco non solo quando c'è i soldi, ma quando è capace di difenderli. Perché se non è capace, non è più ricco. E allora si parla di crescita. Io non so con che coraggio, con che orizzonte, con che configurazione. Oggi noi abbiamo un'economia che confligge radicalmente con il mondo della vita. E però si parla di crescita. Ogni volta che non c'è la crescita c'è un allarme generalizzato. Ma come facciamo a crescere ancora? Noi.
Il capitalismo ci prevede sostanzialmente come produttori, non ho niente contro il capitalismo, intendiamoci, è il nome che si è dato a questa struttura economica, per carità. Guai, è una pura nominazione. Ci prevede solo come produttori e consumatori. Quante volte vi sentite dire se non si consuma non si può produrre, no? Se non si produce bisogna licenziare, se non si licenzia la gente resta senza lavoro, è vero, tutte queste cose, no? Bisogna consumare. E quante volte vi si è rotto il frigorifero, si è rotta la lavatrice, avete chiamato il tecnico e cosa vi hanno detto? Il tecnico mi ha detto, guardi, se lo ripara deve spendere tot, le conviene comprarla nuova. Principio della distruzione generalizzato. Nichilismo. Ridurre le cose al niente il più rapidamente possibile. Leggevo qualche settimana fa su Repubblica che quelle nuove macchinette che piacciono tanto ai giovani, quei telefonini, quegli iPad, hanno già dentro il principio dell'autodistruzione. Dopo 5-6 anni si autodistruggono, cioè si risolvono in niente. E poi, per accelerare il processo nichilistico della distruzione, perché poi quando uno parla di nichilismo dico, ah, che nichilista, ma il nichilismo è una pratica quotidiana nella nostra società, ridurre le cose a niente. Magari la macchina funziona ancora, ma ormai interviene il sistema della moda, ma come c'è ancora quella macchina del 1996 come ce l'ho io? E infatti ti cominciano a dire non puoi più circolare con quella macchina lì, devi stare attento, ti limitiamo alle zone di circolazione, in pratica devi comprarne una nuova, ma va benissimo la mia macchina, va benissimo, perché devo buttarla via? E perché se no la società consumistica si ferma, la produzione si ferma. Ed è vero, ma qui scatta la contraddizione di questo sistema. E allora per questo provvede la moda. La moda è un principio totale della distruzione, per cui una cosa dopo un anno è già vecchia, è già fuori moda. E se vuoi essere all'altezza dell'evento devi cambiare. Questo non solo le automobili, anche i vestiti, tutto. E se non basta la moda subentra la pubblicità. La pubblicità ha anche il vantaggio, non solo di farti comprare sempre cose nuove, ma là dove delle cose non si ha propriamente bisogno, la pubblicità che fa ti produce il bisogno. Ti produce il bisogno. I bisogni si costruiscono. Non so se noi abbiamo davvero bisogno di tutte le cose che la pubblicità ci sollecita ad acquistare. Qui ricordo il più grande pubblicitario americano, Friedrich Beigbeder, che dopo aver fatto miliardi e miliardi di soldi, perché era proprio il più bravo di tutti nel convincere la gente ad acquistare, alla fine smise di fare questo lavoro vergognandosi di sé e scrisse: vi devo leggere quattro righe. Ma sono sue e vanno lette per la nostra cultura. Per correggerla un po', scrive Beigbeder: sono un pubblicitario, ebbene sì, inquino l'universo. Io sono quello che vi vende tutta quella merda, quello che vi fa sognare cose che non avete mai, che non avrete mai. Io vi drogo di novità. E il vantaggio della novità è che non resta mai nuova. C'è sempre una novità più nuova che fa invecchiare la precedente. Farvi sbavare è la mia missione. Nel mio mestiere nessuno desidera la vostra felicità, perché la gente felice non consuma. Questa cultura della produzione e del consumo ci ha anche ribaltato il livello di percezione della natura. La natura non è più mai un luogo da contemplare, da vedere. Oggi i miei amici del Monferrato mi hanno portato a vedere le vostre colline, che sono cose stupende,
salvo qualche allevamento di polli, 600-800 polli che spezzano il verde di queste colline con le loro tette d'alluminio. Ma la cosa importante è che noi non percepiamo più la natura come natura, la percepiamo ormai come materia prima. Queste cose le diceva già Heidegger nel 1927, il quale diceva che quando vediamo un fiume pensiamo energia elettrica, quando vediamo una foresta pensiamo legname, quando vediamo il suolo pensiamo al sottosuolo. Cioè abbiamo ridotto la natura a materia prima e aggiungeva, per ora arriverà il tempo in cui l'uomo stesso diventerà materia prima, anzi, la materia prima più importante. Questo scenario è uno scenario sostanzialmente cristiano, non greco, perché i greci concepivano la natura come quello sfondo immutabile che nessun uomo e nessun dio aveva creato. La natura è stata e sarà sempre medesima, governata da una legge rigorosissima per i greci, che è la legge della necessità. Nel mondo giudaico-cristiano, invece, la natura è una creatura di Dio, quindi non è più quell'ordine necessario che nessun uomo o nessun Dio fece. Come creatura di Dio è il prodotto di una volontà. Una volontà che Dio, dopo il peccato originale, consegna la natura all'uomo. In che modo? Dicendo ad Adamo: dominerai sugli animali della terra, sui pesci delle acque, sui volatili del cielo. Questo è l'input della cultura giudaico-cristiana nell'Occidente, sull'Occidente. L'Occidente ha recuperato tutte le discipline scoperte ed edificate in nuce dai greci, dicevamo prima la fisica, la matematica, la geometria, la filosofia, la musica, l'architettura, ma sotto questo impulso del dominio, il dominio della natura. Il dominio della natura a cui la stessa scienza crede in modo cristiano. Bacone, quando inventa la scienza moderna, la cosiddetta scienza matematica, dice che attraverso la scienza e la tecnica, siamo nel 1600, lui fonda questa grande costruzione del metodo scientifico che chiama Novum Organum, nuovo modo di pensare la natura. Dice che attraverso la scienza e la tecnica noi concorriamo alla redenzione, perché la scienza e la tecnica ridurranno le conseguenze del peccato originale. Quali sono queste conseguenze? La fatica del lavoro, ricordate che nella condanna di Dio c'era guadagnerai il pane col sudore della fronte, e soprattutto il dolore. Ridurremo il dolore con la scienza e con la tecnica.